inglese, come sei cambiato anche rispetto a quando sei partito? Beh, intanto ho giocato 98 partite in 2 anni e sono, beh, è una buona esperienza, nel senso mi hanno dato molta esperienza. Lì sono un campionato, sono 46 partite, lunghissimo, più 2 coppe. Sei sempre in campo praticamente per giocare. Sì, lì diciamo che il portiere non stava guardato come in Italia. La cosa che ho imparato più di tutto probabilmente è farmi rispettare in mezzo all'area di rigore, perché alla prima partita contro il Millwall, a Millwall, con 30-35 mila persone, Millwall si sa che tipo di squadra è, e tra l'altro ci sputavano dalle tribune, vabbè. Primo calcio d'angolo, e a me piace uscire nelle palle alte, primo calcio d'angolo, bello pronto, adesso esco. Subito avrò la figura, dopo un paio di minuti. Parte la palla, faccio quel partito, mi ritrovo con, non so cosa mi hanno dato, 2 gomitate, 2 schiaffi, mi sono trovato per terra con la schiena a terra, ho detto dai, adesso fischia palla, invece niente. Quello colpito di testa, la palla uscita di tanto così. Lì subito ho pensato ok. Quello è stata, secondo me, la cosa che ho imparato di più, nel senso che mi faccio rispettare molto in mezzo all'area di rigore anche dai miei compagni. E poi a giocare coi piedi, perché coi piedi in Italia, il nostro settore giovanile, quando l'ho fatto io, non lavoravamo molto coi piedi. Là sono molto più bravi coi piedi rispetto a noi portieri. Ho imparato molto a giocare coi piedi in Inghilterra. E poi ripeto, l'esperienza di 98 partite comunque era una bella esperienza. Devi anche rientrare un po' in condizione, visto l'ultimo anno un po' a margine poi del progetto del Leeds, stai anche lavorando da questo punto di vista in queste prime settimane? Ah beh, quello ovvio, ho fatto solo 6 partite l'anno scorso, quindi diciamo che la condizione fisica c'è, ma non c'è ritmo partita, perché è tanto che non gioco, ma quello comunque penso che dopo qualche partita, se cioè, sarà bisogno, dopo qualche partita è una cosa che si riprende abbastanza velocemente, almeno personalmente. Ti chiedo come stai provando a mettere in difficoltà Mr. Pripia per assegnarti magari una maglia, insomma, da titolare, perché poi l'obiettivo immagino sei ritornato in Italia per giocare veramente la Serie A. Beh, ovviamente sono tutti i giorni al campo per far vedere le mie qualità, quindi quello che faccio è semplicemente allenarmi con serietà e il meglio possibile delle mie possibilità, delle mie capacità e delle mie abilità.